Domani ore 20:45, gara di recupero, una gara importante. Tra l'altro il Pescara avrà due match da giocare all'Adriatico, quello di domani col Milan Futuro e poi lunedì contro il Pineto alle 20:30. Il Milan Futuro è una squadra marina costituita da tanti giovani, non per questo si chiama Milan Futuro Under 23, tra l'altro la prima partecipazione di questa squadra, che è la seconda squadra del Milan al campionato di Serie C, tanti giovani di talento, di prospettiva, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, è penultimo in classifica, allenato da Bonera, un trascorso importante, trascorsi importanti nel Milan come calciatore, ex Brescia, Parma, ha giocato anche in Liga Spagnola nel Villarreal. Il Milan non avrà a disposizione Jimenez, che è un giocatore di spessore, sicuramente uno dei migliori della formazione rossonera, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, è un classe 2005 davvero molto ma molto forte. Rientrerà però Minotti dopo 5 turni di squalifica. È una squadra, ripetiamo, da prendere con le molle. Di solito le formazioni avversarie all'Adriatico Giovanni Cornacchi, almeno ci dice questo la storia delle ultime settimane, vengono a difendersi, ad alzare barricate. Invece, per caratteristiche, il Milan Futuro è una squadra che se la gioca a viso aperto, perché ha tanta qualità in questi giorni. Il Pescara questo pomeriggio svolgerà la seduta di rifinitura al Mastrangelo di Montesilvano, la squadra di Baldini, a porte chiuse naturalmente. Ci sono dei rientri importanti, quello di Pierozzi in difesa, quello di D'Agasso a centrocampo, tornerà dal primo minuto anche Merola, che era stato utilizzato part time nella trasferta di Arezzo di 3 giorni fa, soltanto nel secondo tempo, gli ultimi 30 minuti, perché debilitato da decimi di febbre che aveva accusato prima della partita. Questo è il probabile 11, è chiaro che siamo nel campo delle supposizioni, però Pierozzi e D'Agasso sono scontati i rientri. Attenzione davanti, Tonin potrebbe essere preferito, siamo sempre il condizionale quanto mai di rigore, potrebbe essere preferito a Vergani. Per quanto riguarda invece la difesa, solito ballottaggio Crealese Moruzzi, nel cuore del reparto arretrato in realtà sta bene Mulè da qualche settimana, o meglio da qualche giorno per essere ancora più precisi, perché ha smaltito un problema fastidioso al polpaccio e quindi nell'ottica del turnover potrebbe anche giocare al posto di uno tra Brosco e Pellacani. Vediamo il Milan. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 4-3-3, quello che sarà utilizzato appunto da Daniele Bonera. Se ci assiste, eccola qui, grazie a Danilo Cinquino. Questa è la probabile formazione, anche qui siamo nel campo delle supposizioni. Torriani tre pali, Magni, Minotti, Bartesaghi, Ballo, Touré in difesa. Sono tutti ragazzi Marina che hanno già, alcuni dei quali hanno già esordito in prima squadra. Malaspina, Sandro e Zeroli a centrocampo, Fall, Longo e Voss in attacco. Non dovrebbe essere convocato, abbiamo ancora notizie a Milano, Francesco Camarda, che è un giovane prospetto, ha soltanto 16 anni, ha già collezionato 2 presenze quest'anno in prima squadra, titolare nella trasferta di Cagliari, l'allenatore Fonseca gli ha dato fiducia, soltanto 16 anni, è un 2008 ed è l'esordiente più giovane nella storia della Serie A, perché lo scorso anno debuttò a 15 anni, l'allenatore era Pioli in Milan-Fiorentina negli ultimi minuti. Vedremo insomma quali saranno i giocatori convocati da Bonera, ripeto, siamo nel campo delle supposizioni, però per quanto riguarda il Pescara abbiamo dato almeno delle certezze, perché ci saranno i rientri sicuramente di Pierozzi, di D'Agasso e dal primo minuto anche di Merola.